Lettera all'Apocalisse, capitolo 5. Vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con 7 sigilli, e vidi un angelo potente che gridava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra, poteva aprire il libro né guardarlo. Io piangevo molto, perché non si era trovato nessuno che fosse degno di aprire il libro e di guardarlo. Ma uno degli anziani mi disse: non piangere, ecco, il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi 7 sigilli. Poi vidi in mezzo al trono e alle 4 creature viventi e in mezzo degli anziani un agnello in piedi che sembrava essere stato immolato e aveva 7 corna e 7 occhi, che sono i 7 spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Egli venne e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. Quando ebbe preso il libro, le 4 creature viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, ciascuno con una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. Essi cantavano un cantico nuovo dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno dei sacerdoti, e regneranno sulla terra. E vidi e udì voci di molti angeli intorno al trono, alle creature viventi e agli anziani, e il loro numero era di miriadi e migliaia di migliaia. Essi dicevano a gran voce: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, la ricchezza, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode. E tutte le creature che sono nel cielo e sulla terra, sotto la terra, nel mare, e tutte le cose che sono in essi, udì che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello siano la lode, l'onore, la gloria, la potenza, nei secoli dei secoli. Le 4 creature viventi dicevano: Amen. E gli anziani si prostrarono e adorarono Dio.